Guarda, io sono arrivato, sì, nel mese di marzo, quindi verso il finale di stagione, e quello che, parlando con la presidente Valeria, quello che subito mi ha proposto, insomma, l'incarico di direttore sportivo della società. L'obiettivo era quello un po' di riorganizzare il settore giovanile, che veniva comunque da un biennio abbastanza difficile, e di contribuire alla formazione della prima squadra. Quello che ho potuto constatare subito entrando nella Procaccia Tor Sapienza, che è stato il senso di appartenenza che c'è in tutti i suoi in tutte le componenti della società, partendo dai ragazzi, finendo dall'ultimo componente dello staff. E questa è una cosa che devo dire è stata anche una spinta ad accettare l'incarico che mi è stato proposto, perché mi sono sentito subito al centro del progetto, ho avvertito tanta stima nella persona e comunque delle potenzialità che ho visto nella società, dove potevo incidere con le mie idee a migliorare anche il percorso del settore giovanile e magari portando qualche idea anche nell'organizzazione della società. Diciamo che quello che ho potuto notare poi, una volta che questi mesi, diciamo rispetto all'inizio, è stata proprio la disponibilità al confronto che c'è stata in tutte le componenti appunto della società, dove ho potuto portare le mie idee, abbiamo cercato di ho cercato di valutare quelle che erano secondo me le buone prassi della società e di mantenerle, e laddove ho ritenuto di dover fare dei cambiamenti, ho trovato sempre comunque disponibilità nel confronto e nell'accettare eventualmente le idee proposte. Naturalmente io quando sono arrivato ero consapevole che sarebbe stata una bella sfida, che comunque non sarebbe stato facile, e devo dire che sono molto contento di quello che siamo riusciti a fare fino adesso. Abbiamo inserito più di 70 ragazzi partendo dall'Under 14, senza contare la prima squadra, nelle 5 squadre del settore giovanile. Chiaramente partivamo da un'annata difficile, dove comunque venivamo da un percorso che aveva avuto grosse difficoltà, e quindi per forza di cose ho ritenuto che ci doveva essere un cambiamento che è quasi radicale, per cui il lavoro fatto dall'inizio è stato molto, molto ampio, molto grande. In questo devo dire che devo riconoscere il grosso apporto che ho avuto sia dal direttore dello scouting Mauro Deliso e dal nostro osservatore Marco Reda, ci siamo confrontati all'inizio, abbiamo concordato qual era il modo e le strategie da portare avanti, e l'abbiamo fatto con molta abnegazione, impegno, e devo dire che per adesso sono contento, insomma, del lavoro svolto fino a qua. Poi dire ora quali potrebbero essere il percorso delle squadre, delle cose, vediamo. Devo dire una cosa, che forse sono molto curioso anch'io di valutare il lavoro fatto poi sul campo, insomma, questo sì. Naturalmente, arrivando qui, ho potuto constatare che a fronte di una prima squadra che è aperta ai giovani, con un mister come Fabrizio Anselmi, che da ampio spazio non ha il coraggio di far giocare i giovani anche i ruoli dove nessun altro li fa giocare. Quest'anno hanno esordito addirittura 4-2007, 5-2007 in prima squadra, quindi il lavoro sui giovani si può constatare con i fatti, non con le parole, insomma, questo era. Per cui la cosa che stonava un po' è che di fronte a una prima squadra aperta ai giovani, sotto non ci fosse un settore giovanile che desse le giuste garanzie per poter compiere questo percorso. Quindi,
quello che io sto cercando di fare è proprio quello di portare il settore giovanile all'altezza della prima squadra, nel senso che il percorso deve diventare naturale, nel senso che noi dobbiamo guardarci alle spalle e avere già dei giovani giusti che possono andare in prima squadra, e con le squadre naturalmente che devono ben figurare anche nei loro campionati di appartenenza. E, ma proprio per questo, partendo dall'under 14, dove comunque partivamo da una buona base, e abbiamo inserito ragazzi di valore, e quindi i due campionati regionali, dove ancora magari le rose mancano di qualche cosetta, stiamo cercando di completarle, e vediamo lì se riusciamo a fare un percorso che ci permette poi di essere competitivi fino alla fine e cercare di fare bene per poter riprendere le categorie elite. Per quanto riguarda le due squadre invece elite, sono quelle dove abbiamo mosso di più, sia nell'under 16 che nell'under 17, e secondo me abbiamo fatto un buon lavoro. Per ora vorrei vederle nella parte sinistra della classifica e poi vediamo quello che possono fare, insomma, soprattutto per l'under 17, dove abbiamo messo dentro tanta qualità. Sono curioso se i ragazzi riusciranno a lasciare nello spogliatoio qualche interesse proprio e a mettersi a disposizione del gruppo, ci possiamo togliere qualche soddisfazione. Infine la Juniores è un discorso particolare, perché quest'anno, oltre ad essere un serbatoio come è stato, io vorrei che facesse bene anche nel proprio campionato, perché l'anno scorso i ragazzi sono serviti per completare la rosa della prima squadra. Quest'anno ho cercato di aumentare il numero di ragazzi rosa nella Juniores per avere una squadra competitiva e poi giusto spazio ai ragazzi che debbano andare in prima squadra. Questa è un po' la sfida che ci siamo dati, per cui speriamo di andare avanti così, insomma, nel percorso.